Eccoci qua, ben trovati. Io sono a Pescia, all'angolo delle idee, con il dottor Antonio Lo Conte. Ciao Ciao Antonio, Foto. grazie per avermi invitato anche Grazie questa settimana. Personaggi storici, di chi ci parli? a te. Beh, oggi parliamo di Nerone. Nerone, Nerone, andiamo. Nerone, quindi, dicevamo a camera spenta, nel frattempo lui si suicida. Prima. Beh, prima intanto diciamo che Nerone non ha beneficiato di una propaganda post-mortem particolarmente A suo favorevole, favore, a ecco, suo favore, insomma, esatto. intanto di lui hanno scritto i diversi, ma per dire, insomma, Tacito, Svetonio, Leone Cassio, appartenevano all'ordine equestre e senatoriale, ordini particolarmente martoriati Sì, da Nerone, quindi di sicuro non ne hanno scritto benissimo. Non dimentichiamo poi che chi ha scritto, chi ha parlato di Nerone sono stati i cristiani. certo. Che lui ha perseguitato e che quindi benissimo non hanno detto, in Anche in sostanza. Quindi famiglia no. diciamo c'è una brutta fama, Anche in ecco. famiglia non si è comportato tanto bene. Anche in famiglia non si è comportato molto bene, quindi insomma c'è arrivato un Nerone che tra tutti gli uomini storici, diciamo, è tra i più cattivi in Tra i più sostanza della cattivi, sì. storia. Sì. Quindi Nerone nasce nel. No, nasce, la storia è lunga, guarda, 17 anni, grazie alle 17 anni, manovre esatto. di Agrippina, minore, riesce a, è nominato imperatore e tra l'altro c'ha l'appoggio di un Seneca, che Burro e Seneca, ma Seneca soprattutto gli dice come comportarsi e lui effettivamente si comporta benissimo. E anche il Senato, tutto sommato, lo considera bene perché fa tutta una serie di cose positive. Insomma, lui si comporta davvero molto bene. Non so, quando va in Senato, che gli vogliono dare il titolo di padre della patria, lui risponde al Senato: no, no, grazie, quando l'avrò meritato me lo darete. Quando incontrava un senatore anziano gli cedeva il passo. Allora, come Ah. mai tutta questa pubblicità, diciamo, negativa, no? Beh, perché per i primi 5 anni ha agito così. E poi Svetonio ci dice che con gradualità venne fuori tutta la sua arroganza, tutta la sua cattiveria, tutta la sua libidine. Insomma, è diventato il Nerone che è diventato, ma in un secondo momento. Inizialmente, anzi, era un uomo illuminato, un Lorenzo de Medici Ah, del tempo, addirittura. sia all'inizio, sia nei primi anni Ma Roma l'ha bruciata lui o no? No, Roma, no, assolutamente no. Roma non l'ha bruciata lui, anzi, appena ha saputo dell'incendio si è prodigato per dare aiuto a. Abbiamo messo in giro anche questa La voce qua. voce, no, a un certo punto la gente, siccome Nerone voleva riorganizzare Roma e tutto il resto, dice no, Roma l'ha incendiata Nerone. A quel punto bisogna trovare un colpevole, e il colpevole sono i Perfetto, cristiani. No, sono i cristiani. A cristiani, quel sì, punto sì, scusami. vengono scelti i cristiani, per esempio i cristiani, questa setta che si aggirava, anche Tacito parla di una setta nefanda, insomma, che girava. Si aggirava, anzi, positivamente dicono che sono stati perseguitati poi. Siamo all'inizio in sostanza, ecco. E il dopo Nerone. Ma dopo Nerone, niente, si fa galba, insomma, che è un signorotto anziano, che non. Un No, signorotto anziano, sì, pensate. beh, 73 anni aveva quando prende il potere, insomma, non era. Cioè, insomma, quello che è interessante è quello che ha fatto Nerone, insomma, tutte le sue. Insomma, ha governato 14 anni 14 e dopo anni, sì. 2000 anni siamo qui a parlarne, Quanto tempo ci evidentemente. vuole per approfondire un personaggio del genere? Ma ti ho detto, il problema è che le fonti sono un po' inquinate, nel senso che gli hanno cucito addosso il vestito di cattivo. Ora Esatto. c'è stato qualche studio inglese che ha tentato di riabilitarlo, ma insomma, perché, dicendo sì, è vero, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, però era un uomo del suo tempo, Non lo ecco. so. Però insomma, le fonti mancano, chi ha scritto male, Esatto, dove vanno a che. senso unico alla fine. Vanno a senso unico.
però tante cose buone da fare, insomma, quando ha reedificato Roma, per esempio, poi ora abbiamo avuto Notre Dame, l'incendio, ecco, dopo l'incendio di Roma, lui fa costruire i palazzi in modo tale che sia possibile con i porticati da raggiungere poi dalle squadre antincendio, insomma, fa tutta una serie di innovazioni interessanti, quindi non è tutto negativo, purtroppo, ho detto, la storiografia ce l'ha tremata così. Va bene, io ti dico grazie mille anche per questa settimana. Continuiamo anche a studiare i personaggi storici che sono sempre anche importanti, anche curiosi. Grazie. Grazie, Fulvio.